buongiorno Marcello e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Gama 5, ma buongiorno a tutta l'Italia, perché questo è un messaggio che dirò oggi insieme a te e alla tua grandissima radio che lotta per la libertà da tanti anni, che è rivolto a tutti gli italiani, a tutto il popolo italiano. Bene, buongiorno. Bene Andrea, intanto presentati, so che moltissimi ti conoscono per Walk of Change, o sbaglio? Assolutamente sì, The Walk of Change è il cammino del cambiamento, per chi non masticasse troppo l'inglese, ed è un'associazione. È nata sulla scia delle proteste dovute a una legge ingiusta, incostituzionale, chiamata legge Laurentine, nel 2017. Dall'unione di The Walk of Change e Alba Mediterranea si è formato questo nuovo movimento di resistenza italiana, che in realtà è un'associazione appena diventata associazione, proprio fresca, ed è un'associazione che fornirà servizi a tutti gli italiani, ma soprattutto presenterà progetti realizzabili. Tramite chi? Tramite gli italiani. Stai parlando di Resistenza Resilienza Italiana 2020? Resistenza Resilienza Italiana 2020, questa è l'associazione che si è venuta a formare. Bene, spiega perché Resistenza. Io direi di spiegare resistenza e resilienza, perché è il perfetto equilibrio che vince in ogni cosa. Quindi non abbiamo voluto chiamarci solo resistenza, anche se inizialmente qualcuno aveva suggerito in maniera sbagliata di essere soltanto resistenti. Perché la resistenza senza la resilienza non vince, e allo stesso modo la resilienza senza la resistenza non ha risultati. E adesso per uno che non sa cos'è, vuol dire resilienza, Andrea, come potresti farlo comprendere questo termine? Tutto quello che noi stiamo facendo e tutto quello che noi faremo d'ora in poi sarà qualcosa di pacifico ma determinato, qualcosa che non mollerà mai, fino alla morte. Questo è quello che noi promettiamo, è quello che noi stiamo facendo e stiamo dimostrando con fatti concreti ogni giorno. Grazie a tutte le persone che stanno partecipando a questo progetto e che sempre più andranno a formare questo grande gruppo che diventerà a breve un popolo. Abbiamo già fatto, dato dimostrazione di quello che stiamo facendo rispetto a un accordo etico che sta girando già e sta impazzando per tutte le chat, per tutti i social, perché quello che abbiamo scritto è qualcosa che accomunerà tutti. È un crocevia dove si vedrà chi fa cosa e perché lo fa, e soprattutto non ci potranno essere falsi amici. Quindi tutti quelli che vorranno partecipare formeranno un grande popolo italiano che deciderà per il cambiamento in maniera pacifica ma molto molto determinata, con progetti che si realizzano, non parole. Siamo stanchi delle chiacchiere, non vogliamo scendere in piazza, non vogliamo manifestazioni, sappiamo che ci abbiamo davanti e sono poteri molto forti, non solo di carattere nazionale ma internazionale, per chi ancora non l'avesse capito. Non abbiamo più la Costituzione vigente in questo momento che può difenderci, dobbiamo difenderci con organismi di carattere internazionale, quindi probabilmente avremo bisogno non soltanto di avvocati ma probabilmente anche di giuristi in questo percorso. Ecco, hai parlato di manifestazione, so che girava, Andrea, così puoi anche spiegare dopo nella libertà, nel libero arbitrio, che uno voglia andare in piazza a manifestare con, senza mascherina, la mucchina nel fodero, eccetera. Allora, ecco. Penso, Marcello, noi ci conosciamo abbastanza bene per poter affermare che tu conosci bene con chi stai parlando dall'altra parte al telefono, magari chi sta dall'altra parte sta ascoltando, tra i radioascoltatori no, forse. Però quello che vi posso dire è che sono uno che in prima linea c'è sempre stato, ma non soltanto nell'ultimo periodo che riguardava i vaccini, come padre offeso da una legge incostituzionale, quale la legge Laurentine, di un ministro mai eletto, almeno per me, perché è stato eletto con una legge incostituzionale che non ho definito io, ma l'ha definito la Corte Costituzionale nel 2014 in una sentenza. In più un ministro senza laurea, non soltanto in medicina, ma proprio senza laurea, che aveva appena un diploma preso all'Ancomarcio di Ostia, un istituto classico, e che è andato a firmare nel 2014, 29 di settembre, invito tutti ad andare a verificare tutti i dati che vengono dati dal sottoscritto, ma anche dall'associazione che ormai rappresento come presidente. Il ministro andò a firmare e si prese la briga di firmare per tutti noi italiani un esperimento vaccinale verso tutti gli italiani, che sarebbe partito dai nostri figli bambini, e molti italiani non hanno voluto ascoltare e capire questo, ed è per questo che nel 2017 molti mi hanno visto nelle piazze, in tutte le piazze italiane, e fare un cammino dall'Aquila a Roma di 147 chilometri, che tra poco vedrà anche un documentario che ha filmato tutta la nostra impresa, e lì si è dimostrato già in quell'occasione chi veramente lottava con il popolo e chi faceva finta. Quindi ecco, questo deve definire bene, deve iniziare a demarcare la linea di comprensione da parte delle persone di chi fa cosa e come lo fa. Ed è per questo che adesso questo patto etico, questo accordo etico che abbiamo scritto,
e deve essere letto da tutti, ma compreso da tutti. È talmente etico che chi veramente vuole il bene del popolo, vuole la pace, vuole un mondo migliore, non potrà non firmarlo. Chi non lo firmerà si prenderà le sue responsabilità. Noi non vogliamo accusare nessuno, ma invitiamo tutti a far girare questo accordo etico in tutte le loro associazioni di appartenenza, in tutti i gruppi politici di appartenenza, in qualsiasi gruppo, in qualsiasi azienda, in qualsiasi persona che creda in un mondo migliore, creda che l'Italia sia il paese più bello del mondo. Allora unitevi a noi, perché noi siamo il popolo italiano e lo stiamo unendo, ma passivamente, non a parole. Ma tornando invece, Andrea, alla manifestazione, è interessante perché io pensavo l'avessi organizzata te, tu pensavi, esatto, che fosse stato io a organizzarla. Spiega un attimo. Allora, a me arriva un messaggio da una persona che mi dice: guarda che c'è Marcello Pamio di Radio Gamma 5 che sta pubblicizzando, ti ricordi quando io ti ho mandato il messaggio? Sì. E lo puoi confermare anche tu adesso in diretta. Io ti ho mandato un messaggio e ho detto: scusa Marcello, ma stai mandando in giro tu, ma la stai organizzando tu? Perché a me qua mi è arrivata cosa che tu stai dicendo in giro che l'ho organizzata io. Io, tant'è vero, mi confrontai con una persona che ti conosce molto molto bene, che si chiama Stefania Marchesini, vero? Sì, sì. Esatto, e la Stefania mi ha detto: guarda che mi sembra strano, no, Marcello, è impossibile. E tu invece, quando ci siamo confrontati al telefono, mi hai definito semplicemente che ti è arrivato il messaggio dove si diceva che Andrea Gioia, dico bene? Sì. Di Andrea Gioia aveva organizzato la manifestazione del 25. Sapete perché, e questo per i radioascoltatori che ci ascoltano, perché con te abbiamo già definito e già hai capito che cosa è successo? Mi hanno clonato, quindi immaginate che poteri abbiamo contro e quanto facciamo paura ai poteri forti, hanno clonato il mio nome, Andrea Libero Gioia, su Telegram e hanno iniziato a mandare messaggi non definendo il loro nome, il loro cognome, sotto una manifestazione che potrebbe mettere in pericolo migliaia di persone, per non dire milioni, se saranno i milioni a scendere in piazza, ma addirittura mettendoci sotto il mio nome, quindi facendo decadere su di me delle responsabilità che non mi appartengono. Ma perché io non voglio fare questa cosa del 25? Perché in questo momento io ricordo a tutti che non ci troviamo in uno Stato democratico, ci troviamo sotto dittatura. Dittatura, avete capito bene? E in questo momento la Costituzione non è vigente. Quindi se parte un colpo da parte di qualcuno perché i nervi sono troppo tesi, da parte delle forze dell'ordine, fanno una strage. E se persone che magari scendono in maniera gioiosa a chiedere soltanto quello che gli spetterebbe di diritto, se ci fosse ancora una Costituzione in vigore, almeno quanto riguarda la libera circolazione che ci stanno impedendo, potrebbe finire male e potrebbe essere anche arrestato, perché non siamo più in questo momento con la Costituzione vigente. E perché lo affermo? Perché tutto quello che viene detto pubblicamente, non per forza parole, ma anche simbolicamente, deve essere interpretato e interpretato molto bene. Io invito tutti a fare molta attenzione, per esempio, ai simboli, perché i simboli, per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda la massoneria e per quanto riguarda qualsiasi termine a livello visivo che fa comunicazione, sono molto molto importanti e a volte possono definire delle verità che magari non vengono colte da tutti quanti. Io sono un ex militare dell'esercito, io sono un ex ufficiale dell'esercito. In questo momento io sarei maggiore se avessi continuato la carriera, ma i gradi mi arrivano, perché non so se lo sapete tutti, i gradi continuano ad andare in avanti. Io ho finito da sottotenente la mia carriera da militare quando ho servito lo Stato come militare ufficiale nell'esercito, avendo vinto un concorso OC. Dopo ho vinto altri concorsi, polizia, carabinieri, finanza, vigili del fuoco e Alitalia. E scelsi Alitalia, uscii dall'esercito e entrai in Alitalia come assistente di volo, quando l'Alitalia era ancora l'Alitalia compagnia di bandiera. Io guadagnavo all'epoca 5-6 milioni al mese, sfido chiunque a 23 anni, quando avevo io l'età, che sono entrato in Alitalia, se non avessi fatto la mia stessa scelta. Io, è come se avevo vinto al Super Enalotto, ok? Io facevo il lavoro più bello del mondo, nella compagnia più bella del mondo, perché era la compagnia più bella del mondo l'Alitalia, giravo tutto il mondo con un sacco di soldi in tasca e avevo un sacco di giorni liberi, tant'è vero che io ho lavorato per 9 anni anche in prima fila con Armani, a Giorgio Armani. Io sono un modello ex Armani, ok? Ho lavorato sia per Emporio Armani che Armani, ho sfilato ma ho fatto anche il presentatore televisivo, ho girato tutta l'Italia e chi mi conosce lo sa. Quindi al di là delle chiacchiere, al di là chi parla dietro, a me non interessa, non sono mai interessato e non mi metto neanche a confrontarmi con chi parla e sparla senza conoscere o attacca solo per il gusto di attaccare. Io sono una persona trasparente, lo sono sempre stato e allo stesso modo, mentre facevo quella carriera lì, nella moda, nello spettacolo e in Alitalia, che non ho mai lasciato perché sono figlio di statali, ho sempre fatto volontariato, sono sempre stato vicino a tutte le parti più umili di questo paese, perché mi ritengo una persona molto umile.
E quello che ho cercato di fare è sempre unire, tant'è vero che mi conoscono i lavoratori dell'Ilva di Taranto, mi conoscono quelli di Notap, mi conoscono i Non Muove, mi conoscono i Notap, perché io ho sempre manifestato la mia solidarietà ed è quello che ho sempre sognato, facesse un po' con le altre persone che fanno parte di quel popolo. Ma questo non c'è stato. Allora, gente che mi viene a me a dire del traditore, a dire dare del codardo, badi bene a quello che dice, perché magari non sa quello che faccio, va bene? Andrea, tornando alla manifestazione, tu non sei uno di quelli che dice va, rimanete a pecore in casa, silenzio. Non l'ho mai fatto, e tant'è vero, nei miei video tutti possono vedere che dico a tutti di uscire. Primo, perché camminare almeno una volta al giorno fa bene, ma lo dico io, lo dicono gli esperti medici. Abbiamo un cavolo di permesso in un momento di dittatura per andare a fare la spesa, abbiamo il permesso di andare a trovare un parente stretto che magari sta male con un handicap, abbiamo tante scuse per uscire. Allora io dico a tutti, uscite tutti i giorni come faccio io, non sono mai stato un giorno a casa, mai. Questo volevo, non ho neanche mai una multa. Questo, okay? Andrea, volevo. Poi, la cosa di firmare, non firmare, quella è tutta carta straccia, sapete perché? Perché siamo in dittatura, quindi quello che stanno facendo è assolutamente qualcosa che va contro ogni forma e ogni regola. Allora voi vogliono il buon viso al cattivo gioco? Fateglielo tutti, ma ogni giorno, non il 25. Ma quello che vi dico è, non vi accomunate insieme e fate assembramenti, perché se farete assembramenti possono essere presi per qualcosa che è pericoloso, e se dall'altra parte decidono che lo sia, è un ufficiale magari troppo zelante, e magari ha l'idea che voi lo siate e non lo siete affatto, se ne sono sicuro, siete solo gente, poverini, stressata come me, stressata che sta perdendo il lavoro, che non sa quale sarà il futuro per i propri figli, che non sa che direzione ha preso questo paese e che, se si è resa conto, ha paura di quello che stanno per fare, perché stanno pubblicizzando app o braccialetti elettronici per il controllo totale delle masse, stanno programmando una vaccinazione di massa, stanno facendo troppe cose troppo in fretta e molti ancora non hanno capito la gravità di quello che sta accadendo. Beh, noi vi diciamo, se ci uniremo come popolo, e lo faremo veramente, ma non scendendo in piazza, ma lasciate che vi spieghi come, noi possiamo veramente ottenere in maniera pacifica tutto quello che vogliamo. E siccome questo è un problema non italiano ma mondiale, possiamo semplicemente estendere il progetto in maniera standardizzata in tutte le nazioni del mondo. E allora lì sì che i potenti avranno paura, perché siamo 7 miliardi e 400 milioni di abitanti in questo pianeta, non solo in Italia. Io sto ragionando in termini di popolazione mondiale. Però siccome sono italiano e amo l'Italia e ho portato il marchio italiano in giro per il mondo, fieramente, perché sono entrato, a differenza di molti, nella mia compagnia di bandiera, ex compagnia di bandiera, senza raccomandazioni, sono andato sempre contro i raccomandati, sono sempre andato contro i favoritismi, sono andato sempre contro i figli di papà, perché nella vita vale il merito. Beh, stiamo per aprire il vaso di Pandora e il merito delle persone sta per uscire grazie ai progetti che abbiamo presentato, e non sono miei progetti, sono progetti di persone esperte, di persone che fino al giorno prima facevano tutt'altro, che si sono unite semplicemente al telefono. Stiamo facendo la rivoluzione con il telefono, persone di tutta Italia che non si sono mai viste e si sono ritrovate, professionisti di ogni settore, da avvocati a bioagronomi, a gente che magari ha in mano tantissime aziende di consumo che fanno gruppi di acquisto, a agricoltori stessi, a imprenditori, a persone che facevano comunicazione, a informatici, a gente anche comune però che ci sta spendendo 20-21 ore della loro vita tutti i giorni su questo progetto, perché ci crede, perché vuole il bene proprio, ma soprattutto dare un futuro ai propri figli. Allora, se siete così e avete a cuore l'Italia, unitevi a noi, non vi chiediamo un soldo, perché noi non siamo per l'orticello nostro, non siamo un partito politico e non lo saremo mai, lo siamo pronti a sottoscriverlo e l'abbiamo messo già per iscritto con il nostro accordo etico e con anche quello che abbiamo scritto prima per presentarci, che è un inno alla vita, perché noi vogliamo la vita e siamo contro chi vuole usurpare quella vita. Allora unitevi a noi, perché noi siamo il popolo e non siamo null'altro che il popolo. Il popolo aiuterà il popolo, perché se aspettiamo ancora aiuti da chi dice di chiamarsi Stato e non ha il permesso di farlo, perché in questo momento non lo è, perché uno Stato presenterebbe al proprio popolo in questo territorio, non lo sta facendo, ma quantomeno non lo sta facendo sicuramente nella maniera adeguata, anzi lo sta solo pestando e sta portando il popolo verso la guerra civile. Noi vi diciamo, questo progetto prima di tutto eviterà la guerra civile e quindi porterà pace. Secondo voi, vi assicuro che non tutte le forze dell'ordine sono con loro,
ve lo dice uno che è in contatto tutti i giorni con tutte le forze dell'ordine. Ho provato anche ad arrivare a vertici alti, non ci sono riuscito, ci ho provato, tutti i giorni ci ho provato, non ci sono riuscito, però quello che vi voglio dire è che tutto il popolo delle forze dell'ordine che ha una divisa addosso è frustrato a fare quello che sta facendo, non lo vuole fare. Ma non è facile prendere una decisione e andare contro il governo e contro il Ministero degli Interni che ha dato un diktat, ok? Quindi non siate contro quella parte di popolo là, perché anche loro fanno parte del popolo. Però ci vuole tempo e diplomazia. Non abbiamo molto tempo, ma la diplomazia vi assicuro che è in corso da diversi giorni. È possibile trovare qualche materiale in internet, Andrea, su questo, allora, sul programma? Sì. Allora, tra due giorni mi dispiace non aver potuto dare il link già ora, anzi già una settimana fa. Voi immaginate il lavoro che stiamo facendo. Allora, questo progetto che stanno portando in atto questi signori probabilmente l'hanno iniziato a escogitare chissà quanti decenni fa, non un anno o due, decenni fa. Parliamo di un progetto di proporzioni globali, potete immaginare che qui dietro ci stanno progettazioni veramente di lungo termine. Noi stiamo riuscendo a ribattere un progetto di lungo termine in poche settimane e riusciremo nel progetto perché soltanto dalla partecipazione delle persone e di credere non in noi ma in loro stessi. È questo che proponiamo. Allora, siccome non ci daranno capi, non ci darà nessuno che comanderà, ci daranno soltanto decisioni comuni per il bene del paese, per il bene del popolo, quindi per il bene comune, avremo problemi a ragionare un attimo a voce ferma e dire è arrivato il momento di mettermi in azione, ma non violentemente, perché è quello che vogliono e soprattutto hanno i mezzi e le armi per annichilirci in qualche... Ma siccome se noi saremo uniti e tutta questa pandemia, tutta questa pantomima che hanno inventato per far finta, ci prenderanno uno a uno con questo sistema qua. Se invece noi saremo uniti, dovranno fare qualcosa di eclatante e non potranno farlo, perché andrebbero a smantellare tutta questa recita che stanno facendo. Se invece noi rimarremo impassibili al richiamo del popolo e rimarremo nelle nostre case sicuri di essere al sicuro, sarà quello il più grande errore, che verranno a prenderci uno a uno e ci annichileranno. E gli altri prenderanno esempio e seguiranno semplicemente l'esempio di annichilirsi. Invece no, dobbiamo reagire, ma in maniera organizzata. Noi vi stiamo dando questa possibilità. Chi la saprà prendere al volo si salverà, chi non la saprà prendere al volo purtroppo sarà una cosa molto brutta che avverrà, perché vi invito a capire che è iniziato un progetto molto brutto per tutti i popoli del mondo, soprattutto per il popolo italiano. Allora noi dobbiamo far sì che quel progetto salti e per farlo dobbiamo semplicemente unirci, non scendere per strada con le armi. Okay? Mai armi e mai violenza, noi siamo un gruppo assolutamente di carattere pacifista, ok? Questo deve essere chiaro a tutti, ma pacifista, ma anche molto ben determinato e che sa il fatto suo, che ha avvocati dietro e che ha giuristi dietro e anche professionisti dietro. Se voi volete credere in questo progetto e siete dei professionisti in qualche settore, chiamateci, metteteci a disposizione la vostra arte, il vostro sapere, il vostro know-how, e quel know-how diventerà parte determinante di quello che stiamo portando avanti e sarà di esempio e guida per gli altri che si accoderanno, va bene? Ma Andrea, qua sta arrivando veramente a pioggia, non riesco a starci dietro ai messaggi, c'è chi ti chiede come Agar, non avendo internet, come poter contattare Andrea? Come possono allora, contattarti? Soltanto, siccome io purtroppo, aspetta un attimo soltanto, allora chiedo venia perché io tutto quello che sto facendo lo sto facendo con un solo telefono, ok? Quindi tutti quelli che mi stanno chiamando che non riesco a rispondere, io rispondo più o meno a 200-300 chiamate al giorno. Sto tutto il giorno sul telefono, rispondo a messaggi, ma ricevo 1000-1200 messaggi di WhatsApp al giorno, sono indietro di 2400 mail, non ce la faccio più. Allora, ci stiamo distribuendo il lavoro, vi darò altri numeri, sono persone che già collaborano al progetto, sono volontari come me, vi darò altri numeri in diretta così potrete chiamare loro e vi daranno esattamente le informazioni che vi posso dare io, quindi è come se parlate con me. Allora, 329-77-12562, un altro numero, 333-23-45013. Ripetilo il primo, più piano. Il primo, 329-77-12562. Okay. Altro numero, 333-23-45013. Continuiamo, 347-52-32785. Ok, ok. 330-52-75330. Ma se volete, collegatevi su Facebook. E magari fatelo voi da megafono,
Allora, io su Facebook adesso farò, dopo questa diretta, un'altra diretta, io su Facebook, e dirò tutti questi numeri, perché sennò qua perdiamo tutta la trasmissione solo a dire i numeri. Ma quello che voglio farvi capire è che entro 2 giorni, e deve essere già pronto l'altra settimana, avremo un sito, perché l'altro informatico, per problemi di famiglia, stando dietro a me, 20 ore al giorno stavamo sul pezzo, abbiamo creato una chat Telegram che ha fatto 1150 ingressi in media al giorno. Abbiamo avuto poi attacchi hacker, abbiamo avuto attacchi di chi è venuto delle massonerie, dei poteri forti, dei partiti politici, che ha iniziato a cercare di deviare, tant'è vero abbiamo avuto poi un allentamento, abbiamo dovuto affrontare quello. Poi purtroppo c'è stata la diatriba con Orazio Ferniani di Alba Mediterranea. Sapete perché con Orazio purtroppo ci siamo separati? Perché lui voleva un partito e tutto quello che vogliamo noi invece va contro il sistema partitico. Perché? Perché quello appartiene al vecchio paradigma e perché questi errori dei partiti li conosciamo bene, dove un partito inizialmente parte anche con i buoni presupposti, ma dopo che cosa succede? O se lo comprano con i soldi o lo minacciano e allora i principi vengono mollati e quindi di conseguenza le bellissime promesse e parole fatte non trovano un risultato. Perché noi saremo invincibili? Perché invece non saremo un partito ed è per questo che purtroppo le vedute con Orazio sono purtroppo ci hanno distanziato, ma il rispetto che io provo per quell'uomo che è come, a livello culturale, come un padre, e allo stesso modo provo la stessa sensazione per Giorgio Vitali, che per me è come un nonno, quelli però rappresentano il mio presente degli ultimi 4 anni, cioè io 4 anni ho frequentato solo ed esclusivamente loro e tutto il loro entourage, persone molto acculturate. Ma purtroppo, almeno Orazio, ancora devo sentire Giorgio che purtroppo era ricoverato in ospedale, Orazio purtroppo si è impuntato sul fatto di dover deviare tutto l'interesse delle persone su un partito e non andava affatto bene con i programmi. E questo non va bene, perché lui ha provato a scavalcare il progetto e a iniziare a mandare a tutti che era un progetto politico e che bisognava attenersi agli ordini. Ma qui non siamo militari, qui siamo persone volontarie che decidono di unirsi non per un partito, ma per un cambiamento. Allora, se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo unirci e non dobbiamo seguire quei vecchi schemi che ci hanno portato al fallimento sempre. E non è vero che la storia si ripete sempre, è questo che hanno provato a insegnarci ed è questo che io ho appreso proprio da Rossi Ferniani e Giorgio Vitali. Se noi vogliamo la storia, la possiamo cambiare ogni volta e quando vogliamo, ma da chi dipenderà? Semplicemente dalla nostra unione, dove il popolo fa la rivoluzione non violenta e non qualche elite. Quindi anche quelli che mi hanno detto ma tu facendo così sbagli perché tu devi aspettare Trump con QAnon. Il progetto QAnon io l'ho letto molto bene, è bellissimo, ma come mi hanno insegnato Orazio Ferniani e Giorgio Vitali, come è stato nella storia di sempre, quando le rivoluzioni sono state prese sotto e gestite dalle elite, quindi dai poteri forti, in realtà erano finte rivoluzioni, compresa la rivoluzione francese che tutti quanti ogni volta abbiamo studiato sin da piccoli, alle elementari, alle medie, alle superiori, a scuola e all'università. Anche quella rivoluzione dietro aveva i nobili, aveva persone con i soldi. Ok, questa è una rivoluzione senza soldi, ma una rivoluzione di unione, di intenti, delle persone che con il loro know-how e le loro possibilità aiutano altre persone come loro. Ed è solo questa la rivoluzione possibile. Più recentemente, Andrea... guidata da partiti o guidata da elite, noi perderemo comunque. O comunque sarà una finta rivoluzione, che dopo comunque getterà la maschera. Prima certo. O poi. Andrea, abbiamo avuto qui, molto più recentemente rispetto alla rivoluzione francese, abbiamo avuto un movimento fatto da 5 stelle che dovevano cambiare il mondo e abbiamo visto come è stato cambiato. Io infatti, per chi mi conosce, io ho provato a frequentarli e non mi sono mai iscritto a quel movimento, ma ho provato a frequentarli perché le idee erano belle, certo. Non erano brutte. Quando io mi sono avvicinato e ho toccato con mano quello che stava avvenendo lì dentro, io ho provato a parlare con tutti, io ho avuto poi, nella sfortuna o nella fortuna, non so come definirla, ma ho avuto anche la possibilità di avere un contatto diretto con quello che adesso ha un ruolo politico in questo paese e si chiama Di Maio. Noi abitavamo al palazzo vicino a Trastevere, a Roma, e ci siamo incontrati in pizzeria tramite un amico in comune. Da lì le chiacchierate con lui, da lì la conoscenza anche con quell'altro che poi è uscito, come si chiamava quell'altro? Di Battista. Di Battista, la conoscenza con quell'altro, con gli occhialetti, come si chiama quella? Toninelli, una cosa del genere, che abitava anche lui a Trastevere, e da lì... Quando io ho iniziato a parlare con loro e ho capito che erano ragazzi che purtroppo, almeno l'unico era Di Battista che aveva una preparazione adeguata, ma gli altri non avevano neanche una preparazione tecnica sotto che potesse permettere di fare politica. Cioè sono persone che non hanno assolutamente una cultura politica,
Io non dico di avercela, ma quello che dico è che per avere un politico devi sapere certe cose. Se non le sai, non puoi avere delle responsabilità per il tuo paese. E soprattutto devi avere un'etica. Certo. Quando li ho messi di fronte a fattori etici, non mi hanno saputo dare risposta. Tant'è vero che ci fu una litigata prima del 21 di novembre, perché il 21 di novembre del 2017... Se vi ricordate bene, e ritorno un attimino con la memoria storica, ed è quello che purtroppo manca in molti italiani, la memoria storica, vi ricordo che ci fu a un certo punto un certo Di Maio che disse a tutto il popolo: il Rosatellum, che era la nuova legge elettorale con cui poi sono andate alle elezioni del 4 marzo 2018, era ancora più incostituzionale della legge prima dichiarata dalla Corte Costituzionale nel 2013 e dal 2014 sentenziata dalla Corte Costituzionale con a capo Mattarella, che poi diviene anche Presidente della Repubblica, purtroppo, e invece non scioglie le Camere e lascia governare un governo per 5 anni, un governo illegittimo, ed era lui il primo che l'aveva dichiarato quando faceva parte della Corte Costituzionale, e questi sono fatti gravissimi, ma che purtroppo ormai fanno parte della storia di questo paese, e che ha portato in soli 5 anni il paese indietro di almeno 30 anni. Allora io vi dico, quando a un certo punto io gli ho detto a loro: scusate, voi state chiamando tutto il popolo, ma allora fate l'Aventino, cioè scendete tutti, dite a tutto il popolo perché lo fate e vi dimettete da quel governo. Invece no, hanno lasciato passare il Rosatellum, si sono presi il Rosatellum e lì evidentemente se li sono comprati, e da lì tant'è vero hanno vinto le elezioni nel 2018, ma erano elezioni legittime? No, erano assolutamente illegittime, perché venivano da una legge fatta da un governo illegittimo, che era all'epoca quello del PD. Allora, per farvi capire... Sì, che siamo in chiusura, Andrea. Assolutamente, che ci sarebbero tante cose da dire, e ti ricordi, noi ci siamo già sentiti, abbiamo fatto varie interviste nel 2017, nel 2018, quando abbiamo fatto il legittimo voto di protesta. Noi abbiamo fatto un percorso che assolutamente ha una coerenza. Quelli che stanno governando e quello che sta accadendo ha una coerenza al contrario, cioè sta andando contro i popoli. Allora io vi invito a ragionare. Non c'è un sistema politico di cui vi possiate fidare, non c'è un partito di cui possiate fidare. Fidatevi dei vostri fratelli, fidatevi del popolo italiano, entrate a far parte della resistenza e resilienza italiana 2020, perché noi siamo il popolo che aiuta il popolo, e chi è violento non è con noi, quindi chi è violento non è con il popolo. Grazie. Ciao Andrea. Un abbraccio a tutti e a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a tutti quelli che si sono messi in collegamento, ma soprattutto un grande saluto a te, Marcello, che ho sempre rispettato e continuo a rispettare, soprattutto per la radio in cui lavori. Soprattutto la radio in collaborazione, che ricordo, Radio Gamma 5 è una radio che da anni, non da qualche mese, da decenni, anni si batte per la libertà e per fare un'informazione libera. E la cosa che ti ho detto privatamente, poi ne riparliamo, tienila sempre a mente, perché tra poco ci saranno grandi prospettive per tutti, va bene? Ciao Andrea, buona giornata, grazie. Grazie, grande Marcello, ciao, buona giornata, ciao, buona giornata ciao a tutti voi, ciao ragazzi.